Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, oggi ospite ad Alba, due città contendenti per conquistare il titolo di città creative, patrimonio dell'UNESCO, che però a un certo punto decidono di darsi la mano. Come è stato possibile questo? Ma sì, innanzitutto perché è più importante lavorare insieme che non competere. L'anno scorso si è scelto di avere solamente una candidata per l'Italia e ha prevalso Parma, ma l'accordo era che chiunque dei due fosse andato avanti avrebbe aiutato l'altro per la candidatura successiva. Io penso che le caratteristiche le avessimo entrambi, perché ovviamente Alba ha tantissimi prodotti come li ha Parma, ma come li hanno altre città italiane, quindi vorremmo fare da apripista per una rete di città che basano anche parte del proprio turismo, della propria cultura, sulla gastronomia e sull'enogastronomia, e quindi da qui questo rapporto, questa intesa che vogliamo rafforzare anche durante l'anno al di là della candidatura UNESCO. Quindi un'attenzione particolare alla comunicazione, che forse diventa fattore decisivo per promuovere le eccellenze enogastronomiche e incrementare il turismo, che sta diventando una voce sempre più importante nell'economia italiana. Sì, una voce importante, forse in passato abbastanza trascurata. Abbiamo dato per scontato che avendo il più grande patrimonio mondiale dal parte delle, anche UNESCO, ma dico dei castelli, delle chiese, di quello che è la cultura nel mondo, abbiamo dato per scontato che anche paesi emergenti lo conoscessero. Invece, e siamo stati superati nel turismo da chi ha fatto più promozione, più comunicazione di noi. Possiamo recuperare, perché il patrimonio non ce lo toglie nessuno, non si può esportare all'estero come viene fatto in alcuni contesti lavorativi, e quindi dobbiamo tornare a lavorare per tornare ad essere i primi nel mondo per quanto riguarda la capacità di attrattiva turistica. Grazie. Grazie a voi.